Oggi vogliamo parlarvi delle micro e delle macro angiopatie causate dal diabete. Sono la fonte di numerose e gravi complicanze della malattia diabetica, a partire da quelle renali, quelle cardiovascolari e quelle dell'occhio, ma per fortuna si può fare molto per prevenirle. Noi ne parliamo con un vero esperto, con il professor Angelo Avogaro, che abbiamo incontrato qui a Bologna nel corso del convegno di Abbott Club, dove si è fatto il punto anche su questi temi. Professore, allora parliamo di micro e di macro angiopatie diabetiche. Che cosa sono? Quali sono le loro cause? Lei qui durante la relazione ha spiegato che tutto parte dal danno endoteliale. Ecco, riesce un po' a raccontarci l'evoluzione di questo danno, che purtroppo è molto importante perché colpisce vari organi e distretti. L'endotelio è un fenotipo cellulare che ricopre la parete interna dei vasi e naturalmente, abitualmente, produce delle sostanze che fanno vasodilatare le arterie. Purtroppo i fattori di rischio come la glicemia troppo alta, l'ipertensione arteriosa, l'ipercolesterolemia, l'ipertrigliceridemia, lo stato proinfiammatorio che si ha soprattutto nei pazienti obesi, danneggia l'endotelio, che non riesce più a sintetizzare queste molecole che sono in grado di stimolare la vasodilatazione. Quindi l'endotelio diventa disfunzionante. E una volta che il fattore di rischio persiste, l'endotelio può anche, in un certo senso, andare in apoptosi, morire, e quindi lasciare la parete dei vasi, la parete interna dei vasi, priva del rivestimento endoteliale. E qui si attua una delle conseguenze peggiori della perdita dell'endotelio, che è l'accumulo di piastrine, dove l'endotelio non c'è più. Questo è grave particolarmente nel cuore, nel distretto coronarico. Quindi ci possono essere delle sindrome coronariche acute. La disfunzione endoteliale chiaramente si ha come primo evento rilevabile sia nella micro che nella macroangiopatia. Quindi diciamo che sia la micro che la macroangiopatia, che sono delle complicanze frequenti nel diabete, hanno come madre comune la disfunzione endoteliale. Ecco, poi risentirne sono, come le ha spiegato, l'occhio, il rene e il cuore. Ecco, ci spiega un po' che cosa succede a livello di questi tre organi e se c'è un ordine temporale in cui il danno si manifesta. Abitualmente prima che compaia il diabete c'è un'azione negativa degli altri fattori di rischio come la pressione elevata, l'ipercolesterolemia, l'ipertrigliceridemia. Questa danneggia soprattutto le grandi arterie, quindi il cuore, le arterie delle gambe, le arterie del cervello. Naturalmente l'iperglicemia, che di solito appare in pazienti che hanno già per il 50% già presente la macroangiopatia, è un fattore di rischio particolarmente importante per la microangiopatia. Quindi in ordine temporale diciamo che c'è prima una sofferenza cardiaca, poi ovviamente una sofferenza renale o una sofferenza oculare. Non c'è una temporalità netta tra sofferenza oculare e sofferenza renale. Senta, quali sono i test di routine per capire appunto lo stato di salute dell'endotelio e soprattutto poi dei tre organi che abbiamo citato? Test di routine che noi possiamo fare nella pratica comune sono, per quanto riguarda l'occhio, il fondo dell'occhio sicuramente, e per quanto riguarda il rene sicuramente la microalbuminuria e la stima della velocità di filtrazione glomerulare. Ecco, quando noi abbiamo in mano questi tre variabili abbiamo sicuramente fatto l'80% del nostro lavoro di screening per la prevenzione. Senti, lei spiegava che quando si è laureato, insomma, un po' di anni fa, la presenza di valori elevati di creatinina era un segnale inequivocabile, irreversibile, poi di danno renale, di malattia renale cronica. E ha spiegato che invece le cose oggi sono cambiate. Ecco, ci racconta come mai e cosa è successo. Sì, perché negli anni Ottanta non era ben chiaro se la malattia renale fosse un marcatore di rischio di malattia cardiovascolare. Si pensava che fosse solo la prima via che poi portava alla dialisi, mentre oggi il paziente che ha una malattia renale cronica, anche in fase iniziale, viene considerata un forte marcatore di malattia cardiovascolare incipiente. Quindi oggi noi dobbiamo screenare
soprattutto nella rene e nella retina, soprattutto non tanto perché poi potremmo avere dei disturbi dell'acuità visiva o della funzione renale, ma soprattutto per identificare i soggetti a rischio di malattia cardiovascolare. Quindi è un po', diciamo così, un approccio globale quello che si fa oggi, che invece in passato si ragionava distretto per distretto. No, assolutamente, oggi non possiamo più ragionare distretto per distretto, dobbiamo ragionare in una visione d'insieme in cui ogni organo è collegato. E credo che questo sia fondamentale per definire per esempio dei percorsi diagnostici terapeutici che sono di fondamentale importanza. Senti, i nuovi farmaci come hanno cambiato questa appunto storia naturale che poi tanto bella non era, ecco, come storia? Beh, i nuovi farmaci hanno dato un forte cambiamento a quella che è la prospettiva di vita, ma anche la prospettiva di rischio di complicanze dei pazienti con diabete. I glicosurici sono farmaci che sono efficacissimi per quanto riguarda la protezione del rene, efficacissimi per quanto riguarda la riduzione del rischio di scompenso cardiaco. I GLP-1 agonisti sono sicuramente dei farmaci molto attivi per quanto riguarda la malattia cardiovascolare, quindi il loro uso singolo combinato è di estrema importanza per il paziente con diabete di tipo 2. Professor Bogaro, quindi i glicosurici, giusto così per precisare, sono gli SGLT2 inibitori, esatto? Esattamente, cioè inibiscono il riassorbimento renale di glucosio e il mancato riassorbimento renale di glucosio fondamentalmente stimola tutta una serie di eventi a cascata che portano a una riduzione della pressione intraglomerulare, perché l'aumento della pressione intraglomerulare è diciamo la madre di anche lei di tutti quanti i problemi a livello renale. E quindi hanno un'azione sulla glicemia naturalmente, ma anche a livello renale e a livello cardiovascolare. Esatto, bisogna sempre tenere presente che sono farmaci che sono protettivi al di là della loro capacità di ridurre la glicemia. Lavorano oltre la loro capacità di essere antidiabetici. Esatto, poi noi ne parliamo con lei che sono un importante diabetologo, ma il loro ruolo appunto va al di là, quindi anche nello scompenso o nella malattia renale, non con un diabete sottostante. Ci sono ormai evidenze che i glicosurici, abbiamo dei trial in cui nei pazienti non diabetici c'è una riduzione dello scompenso cardiaco, quindi la loro azione va oltre ovviamente la loro capacità di ridurre la glicemia. E questo anche nelle malattie renali. Ci sono degli studi che dimostrano che i glicosurici proteggono anche dalla progressione del rischio di insufficienza renale anche nel non diabetico. E l'effetto in termini quantitativi è simile sia nel diabetico che nel non diabetico. Quindi sono dei farmaci sicuramente eccezionali di cui ancora alcuni aspetti devono ancora essere chiariti nel loro meccanismo d'azione.